Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio Domenica Horror con Aoni. Finalmente è uscito il secondo episodio, Domenica che ero sotto ovviamente. Come vedete dobbiamo mettere continua, facendo, pregando che non moriamo. Comunque siamo arrivati qui. Non riesco a muovere. Ah, ho sbagliato, stavo provando a muovere il personaggio, mi sono dimenticato che si muove con le freccette. Comunque dobbiamo scendere. Se non mi sbaglio, noi dovremmo pulire il piano dove leggeremo il codice. Più che altro, dopo letto il codice, dobbiamo iniziare a correre, da come ho capito. Dove io mi sono cagato sotto, giustamente. Che non sapevo un cazzo. Che mi usciva quello dietro e mi faceva cagare sotto. Però va bene, spero di non cagarmi sotto come le altre volte. Oh, porco Dio! Porco. Cazzo, 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 corri! Madonna! Ho sbagliato strada! Faccia di merda! Mi sono cagato sotto. Madonna, l'ansia mette. Pensavo che non veniva nel cesso e mi sbagliavo. Puliamo di nuovo il piano. Madonna, questa parte mi fa venire l'ansia. Ti giuro, perdo 50 anni di vita. Eccolo, il testone malefico. Saliamo sopra. Faccia di merda! Madonna! Oh minchia! Cosa cazzo succede? Per favore, non sta avvenendo da me. Se n'è andato! Madonna, madonna ragazzi, io salvo qui a questo punto perché quel coso di merda inizia a corrermi presso e io muoio, perdo 20 anni di vita, Cristo. Madonna, mamma mia, l'ansia. Non ho mai avuto tutta quest'ansia in tutta la mia vita. Allora, abbiamo pulito il piano, come avete visto. Credo che il codice dovrebbe essere inserito qui. Però, aspetta. Non capisco, ci sono 4 di pulsanti, come ho visto. Non si può uscire e tornare indietro. Non è questo il codice. 176. Ok, questo è il codice. Deve essere inserito. Aspettate, allora. Questo sarebbe 7. Questo 6. Aspettate. Questo che cazzo è? 1. 1. Forse deve essere inserito 2 volte 1. No, assolutamente no. Però ora non riesco a capire. Allora, 1, 7, 6. Allora, il simbolo deve essere tutti e due così. Ok, forse ho capito. C'è qualcosa però che non mi torna. No, c'è qualcosa. Davvero, c'è qualcosa che non riesco a comprendere. 176. Non è che dobbiamo trovare prima un altro numero. È strano il pianoforte, cioè. 176. Non riesco a capire, non riesco a comprendere cosa. Questo è 7 sicuro. Perché il tasto è quello. Anche se è questo. Forse uno è questo, non riesco. Cioè, non riesco proprio a capire. C'è qualcosa che non mi torna, sinceramente. No, ho sbagliato, pa. Che cazzo. 7, 6. Dovrebbe essere questo. Boh, non riesco. Forse dobbiamo trovare qualcos'altro. Boh, andiamo a cercare un attimo. Io in quella stanza non sono entrato proprio questa, se non mi sbaglio. La porta è chiusa, giustamente. Va bene, siamo arrivati. Non riesco a capire più che altro cosa fare.
Boh, dobbiamo. Devo un po' investigare più che altro. Allora, quella porta abbiamo visto che è chiusa. Questa porta non mi ricordo se l'abbiamo. Ah, questa è aperta adesso. Non mi ricordavo. La porta è chiusa. Che cazzo è? Sembra un'altra stanza. Aspetta. Non riesco a vedere bene, aspettate un attimo. Mi sbaglio qui. È più scuro di qua. Che cazzo è? Qualcosa non sembra a posto in questa tappezzeria. Boh, poi vediamo. Cristo! Cristo, corri! Porco Giuda! Sto che testone di merda! Mi ha fatto cagare sotto. Madonna ragazzi. Madonna. Questo mi sta facendo cagare sotto in un modo assurdo. Madonna mia. Torniamo qui. Okay, qui la porta è sempre chiusa. Ma qua si va? No. Madonna. Ho perso 50 anni di vita. Che cazzo è qua? Fammi vedere per uscire qua. Non c'è un cazzo. Ah, ecco che c'era. Ho trovato l'oggetto accendino. Oggetti. Qui mi sembra. Cioè, ci sia qualcosa, non sembra a posto. Non è che forse serve la scheggia di piatto. Ah, ok, avevo ragione allora. Non c'è una maniglia, per cui non posso aprire la porta. E giustamente noi abbiamo una maniglia. L'abbiamo aperta. Vediamo cosa succede adesso. Non si vede un cazzo. Perché non si vede un cazzo? È strano che non si vede niente. Boh. Aspetta, forse. Non si vuole accendere. Perché non si vuole accendere? Non si vuole accendere. Ragazzi, salviamo sempre, che non si sa mai che qua moriamo. Cioè, muoio di infarto io. Sto solo cadendo sotto. Abbiamo aperto quella porta. La porta è chiusa. Non si accende. Non è che dobbiamo scoprire qualcosa qui adesso, ma io non riesco a comprendere. Cioè, non ci sono pulsanti del pianoforte all'incontrario, assolutamente no. 1, 7. Forse ho capito. Forse ho capito, ragazzi. Allora, qui è uno sicuro. 7, 6. Non è successo un cazzo. Forse, ragazzi, ho capito. Aspettate un attimo, dove controlliamo. L'uno, se lo giriamo al contrario, è sempre 1. Quindi 1, 7, 6, 1, 7, 1. Pulsante, quello là dell'1 è così, giustamente. Questo lo giriamo è così. Questo qua se lo giriamo è così. E giustamente, scusa, un 1. Non c'è un altro numero simile. No, assolutamente no, 1 è 1. Questo è 7. Questo è 6. Perché non funziona allora? Scusate. Non riesco a comprendere. Guardiamo bene. 176. Giustamente, se lo giri diventa 9. C'è qualcosa che poi non lo so. È strano come cosa. Dovrebbe andare, scusa, proviamo all'incontrario. 17, 9, 6. Niente, non succede un cazzo. Proviamo a mettere 9 qui. Cazzo ne so. 1, 9, 7, 6. 1. Ma va a cagare, please. Che doveva essere all'incontrario. Ma vabbè, dai, lasciamo stare. Chiamala da letto del bambino. Aspetta, ragazzi, please. Non voglio morire. Forse è questa la stanza ora. Che non si apriva prima. Usate la chiave della camera. Ok, perfetto, ragazzi. C'è qualcuno qui?
C'è qualcosa lì, aspetta, prima va, dopo parliamo con quella. Quella è la ragazza, se non mi sbaglio. Trovato qualcosa qua sopra. Mi sembra più interessante della ragazza. Non per qualcosa. Ah, combustibile per l'accendino. Oh, combiniamoli. Voglio riempire l'accendino con la mo. Sì, perfetto, abbiamo combinato l'accendino. Lala, stai bene? Dove sono gli altri? Non ne ho idea, ci siamo separati. Ah, davvero? Vieni con me. Stai scherzando? Non andrò in giro per questa villa con quel mostro là fuori. Ok. Takuro. Non riesci a trovare il ragazzo. Va bene, ragazzi, adesso ci fermiamo qui con l'episodio. Come avete visto, siamo riusciti a fare buon parte di questo gioco. Credo, non lo so quanto cazzo duri sto gioco, non mi ricordo niente. Ci ho giocato solo all'inizio. Sono arrivato solo nella biblioteca. Poi ho chiuso il gioco. Poi basta, non ci ho giocato più. E ho fatto bene, secondo me. Ed era meglio che non facevo un gameplay per questo gioco. Minchia, mi sono cagato su 2 volte sotto. Va bene, dai, ragazzi, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Sperando che questa serie vi stia piacendo, perché a me piace un sacco, sinceramente, mi piace molto giocare a videogiochi horror, soprattutto quelli indie, che sembrano molto divertenti. Bene, ragazzi, dai, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti! E lasciate un mi piace, un commento. Un commento! Lasciate un commento! Condividete il video se volete, giustamente non lo fanno tutti, lo fa quasi nessuno. E soprattutto iscrivetevi alla pagina, la pagina, al canale di YouTube, anche alla pagina di Facebook ovviamente. E cercate di spargere la voce di questo canale, sperando di riuscire a salire e far conoscere il mio canale a tutti. Cioè, spero che lo fate. Fatelo, brutti stronzi, o vi piscio in testa. Ci vediamo nel prossimo episodio.